Saranno numerosi gli interventi che prenderanno il via a stretto giro a Teramo grazie agli effetti derivanti dall'approvazione da parte del Parlamento del decreto ricostruzione. Ad annunciarli è stato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio nella riunione avvenuta in città presso l'ufficio speciale per la ricostruzione. L'aspetto più importante è che noi abbiamo ottenuto in pochi mesi di governo Meloni cose che da anni venivano regolarmente respinte grazie al lavoro dei nostri parlamentari. Ringrazio il relatore Sigismondi, tutti gli altri parlamentari che hanno contribuito ad arricchire il testo del decreto legge iniziale, il commissario Guido Castelli che ha fatto un gran lavoro e il ministro Musumeci con il quale mi sono relazionato anche per superare alcuni degli ultimi ostacoli. In particolare tra gli interventi annunciati per la città di Teramo c'è il recupero completo della prefettura e dell'Istituto Regina Margherita danneggiati dai terremoti del 2009 e 2016. Per fine aprile, stando alle scadenze programmate, partirà la gara d'appalto per lo storico immobile della prefettura che affaccia su Corso San Giorgio, con un importo di 9,2 milioni di euro. E addirittura d'arrivo anche il progetto per il Regina Margherita, il complesso tra Piazza Dante e Viale Mazzini dell'ASP 1, l'azienda di emanazione regionale che gestisce case di riposo e immobili appartenuti a istituti di beneficenza. Secondo l'USR, entro fine maggio verrà appaltato anche questo intervento, con un importo di 8,8 milioni di euro. Ci sono buone notizie anche per l'asilo Gemma Marconi, che rientra nel complesso del Regina Margherita, il cui progetto, che non è soggetto al parere della soprintendenza, verrà appaltato dall'USR tra un mese per un importo di circa 875.000 euro. E per l'edificio di Ottavia Caracciotti, sempre di proprietà dell'ASP 1, l'importo dei lavori per questo intervento è di circa 4,5 milioni di euro. Ci sono molte misure di semplificazione che vengono mutuate dal PNRR, vengono mutuate dal decreto semplificazione 76 del 2020, ma che prima erano rivolte soltanto ai comuni del cratere, finalmente oggi si rivolgono anche ai cosiddetti comuni del fuori cratere e quindi ai danni degli edifici posti fuori dal confine geografico del DL 189. Il decreto partiva con 6 articoli, è finito con 24, e questi 24 sono la soluzione a molti problemi che negli ultimi anni abbiamo posto.